Le pirie si chiamano in dialetto, cioè le imbuti. Tirava fuori, c'era qualcuno nel figlio con la magia che ho cercato di conservare, nonostante mi dicano che sono ingenuo a volte. Ma questo... Allora non era mai da toccarlo con la mano, no? Però io sono sempre stato discolo, mio fratello quello morto era in gamba. E poi c'era quello piccolo che aveva 3-4 anni, poi 5, se non mi ricordo, prima del Vajont del 56, 7 anni. Io però ho voluto toccarlo e ho rotto il sogno, non c'era niente, solo queste pagliuzze che mi toccavano il braccio, mi toccavano il braccio. E dovevo rimanere. E questo fatto poi mi ha portato a non andare mai a vedere la Pietà di Michelangelo, ma sapere che esiste mi rende allegro. Non voglio più verificare. E lì restai deluso. Mio fratello piccolo non ebbe coraggio, Richelli, e l'altro disse no, io non lo tocco. Quello che poi morì di ma dai, hai paura? No, no, non voglio toccarlo. Cioè, non voleva rompere il sogno. L'incantesimo, che lì c'erano le streghe, i volti, i folletti, ed è morto. Ecco la fortuna sua. È morto senza rompere il sogno. Era meglio fosse stato qui, ma era del 51. Comunque, vedete, io ho voluto raccogliere queste sensazioni, poi i cinque sensi, adesso, per non lasciarti lì da sola. Sì, ma io no, ma sai, devo dire le robe, sono mi dimentico. Non so se sono, sto per essere afferrato da quel male della dimenticanza, ma mi dimentico. Prima dovevo dire una bella roba di cielo e me la sono dimenticata.